si sono riuniti questa mattina di fronte alla facoltà di agrare di Bari in via Mendola. Sono agricoltori e ambientalisti del Salento e della Valle d'Itria che hanno risposto all'appello del collettivo Guevara. Quello che contestano è la gestione del fenomeno del disseccamento degli ulivi da parte dei laboratori Selge, al punto di chiedere le dimissioni dei loro dirigenti. Non è ammissibile, a loro dire, che dei ricercatori operino in regime di monopolio e che ai proprietari degli alberi non sia stato mai permesso di effettuare delle controanalisi. Chiedono alla Regione Puglia incentivi per gli agricoltori che vogliono salvaguardare i propri ulivi, con un aumento straordinario dell'integrazione al reddito. Secondo voi il problema non è la xylella, ma è un dato di fatto che gli ulivi in Salento non godano di buona salute. Qual è allora il problema? Allora, se noi sbagliamo la diagnosi, la malattia si aggrava. Se noi vediamo ulivi che sono stati dichiarati infetti dalla xylella e non sono seccati a distanza di anni, o si è sbagliata l'analisi, o si è sbagliata la diagnosi, o si sono sbagliate tutte e due. Allora dobbiamo cambiare dottore. Questo disseccamento, sin dall'origine, dagli stessi ricercatori di Bari, era stato chiamato CODIRO, complesso del disseccamento rapido dell'olivo, cioè una serie di agenti patogeni. Se noi diciamo, focalizziamo solo su un presunto agente patogeno, noi lasciamo dilagare tutti gli altri agenti patogeni. Fino adesso le soluzioni proposte ci sembrano folli, cioè quello di sradicare, diciamo, degli alberi secolari per impiantare delle specie brevettate, oppure addirittura innestare gli alberi secolari con, diciamo, queste specie vegetali. E l'esempio clamoroso dell'albero di Piazza Sant'Oronzo ci deve dire, diciamo, che queste soluzioni sono sbagliate. La soluzione che invece proponiamo noi: indirizziamo questi fondi a un aumento straordinario dell'integrazione al reddito per gli agricoltori, per le zone colpite da disseccamento. In questa maniera, diciamo, gli agricoltori sapranno, diciamo, trovare loro la soluzione. La cosa che noi contestiamo di più è il fatto di aver di fatto monopolizzato, diciamo, la gestione di questa vicenda e la ricerca. E noi crediamo, diciamo, che lo facciano per una certa simpatia, quantomeno nei confronti dell'industria dell'agrochimica. Noi abbiamo su internet video di professori di agraria che sponsorizzano i prodotti della Bayer, la multinazionale tedesca che ha acquisito la statunitense Monsanto, la produttrice del glifosato. Il prossimo appuntamento della mobilitazione è previsto per il 23 luglio presso il Consiglio regionale pugliese, con la consegna della lettera ai consiglieri regionali.